Mi serviranno. Una taglia. Un angelo piangente. Deve essere qui. Dove hai nascosto il malloppo, Leon? Ok, vediamo. Che succede qui? Forse in una di queste. Ci sono. Ora devo solo decidere a chi consegnarli. Boozer! Boozer, mi senti? Da non crederci, ho appena visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Un elicottero della Nero! Mi è appena passato sopra, ignorandomi del tutto! Dopo tutto questo tempo, salta fuori un elicottero dei federali dal nulla! Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo! Ehi, Dick! Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente. E non fare cazzate! Certo che no, non correrò a rischi! E tanti saluti! Stanno rallentando! A quanto pare si fermano! Cercatori della Nero, perché sono qui? Devo spiarli, capire che fanno. Ok, devo fare silenzio. Se lanciassi un sasso, potrebbe distrarli. Qualcun altro l'ha sentito? Se ci spogli, è un buon nascondiglio. Comincia a piovere. E la pioggia attira i fumosi. Merda. Cazzo, che freddo. Mi riscalda la tuta. Che ore sono? Ti si è rotto il display della tuta. Resta giù. Quando siamo fuori, la benzina è l'ultimo dei nostri problemi. Concentrati. Non era neanche il mio turno, non dovrei essere qui. Ma perché ti lamenti sempre? Da quella parte! Schifo di te. Già.
operativa 2000. Dopo aver seguito un esteso gruppo in movimento, dimensioni tra 5 e 600 unità, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella... Ehi, Doc, c'è il 123 in programma per domani, tocca a noi. No, a O'Brien. Ok. Cazzo, dove ero rimasta? Sì, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella grotta di High Desert, ora designata come sito 15. Le tracce sulla vegetazione e la presenza di impronte e di foto allegate indicano che il sito è stato occupato per qualche tempo. Deve essere un posticino confortevole. Secondo il sensore di movimento installato dal tenente O'Brien, questa mattina sono entrati nella caverna 447 soggetti. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottor Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un primitivo stadio di comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Non vuole entrare. Maledetto, non hai sentito? Più di 400 soggetti. E non sono i classici curiosi a cui siamo abituati. Sono allo stadio 3. Allora che fine ha fatto? Dormono tutti come bambini. E comunque chiedevo per me. Può essere. Soggetti non dormono, sono in ibernazione. Hai mai svegliato un orso in letargo? No. Hai mai svegliato un furioso ibernato? In realtà sì. Ero uno dei superstiti alla miniera di White King. Dio santo. Uno ha scoiato un mio amico sbucciandolo come una banana. Queste tute proteggono da molti pericoli, ma non da loro. Per la miseria, caporale. Gesù, io mi dispiace. Quella missione era una tragedia annunciata. Infatti, per questo è meglio restare fuori. Se bloccassi l'entrata della grotta, crede che potremmo almeno ridurli di numero? Non so, caporale. Ci sono diversi tunnel nei paraggi. Andiamocene da qui. Sigillare le caverne, certo, come se a qualcuno fregasse. Quanto manca ancora? Non ne ho idea. Dobbiamo stare alle decisioni di Doc. Cosa diavolo è stato? Il resto lì ci sarà quanto ci vorrà. Sempre troppo per i miei gusti. Quando abbiamo sorvolato Fervo, c'erano curiosi aperti da noi. Sì, sono diverse decine. E comunque, cosa ci facciamo qui fuori? Seguiamo gli ordini. Ti basta? Via, via, via! Andiamo!
Quando lasciamo Farewell, ricordi il tizio della Nero, il militare, quello che era, che prese Sara con sé? Aspetta, che stai... Aveva un tesserino, come si chiamava? Oh, oddio, O'Brien, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Boozer, è vivo. Che stai dicendo? Eravamo lì, hai visto in che stato era ridotto il campo? No, quello lo so, ma ho sentito... Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, aspetta! Alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale di nome O'Brien. Dick, non... Tranquillo, Boozer, tranquillo. Comunque, ora riposati. Deacon, chiudo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. L'inizio di questo inferno non ha sorpreso tutti. Solo i pazzi che mi ignoravano quando il mondo è andato a puttane. Non ero il solo a criticare i federali, sia chiaro. Ma ad altri miei compagni purtroppo non è andata altrettanto bene. I cimiteri sono pieni di martiri che hanno cercato di denunciare le falsità e le ipocrisie sotto i loro occhi. E io lo so, perché quei bastardi hanno cercato anche me. Ho fondato Radio Free Oregon nelle ultime settimane prima che il governo cadesse. Un anonimo, viaggiando di città in città prima che le strade finissero intasate di auto e i punti distrutti per fermare i furiosi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. No, Cope, i cimiteri sono pieni di furiosi, non di martiri. E non potevi fermarti, perché se avessero visto il tuo furgone anonimo l'avrebbero fatto saltare. Ma almeno non mi sarei sorbito le tue cazzate su Radio Free Oregon. Sì, varrà qualche credito. La strada, diavolo! Cosa si prova, eh? Cecchino maledetto! Oh!
Accidenti! Posso salire sul tetto? Nero e i treni della morte. Sì, è stata una grande idea scavare fosse comuni e portare qui tutti i cadaveri. Così dovrebbe andare. Oh, sì. Cazzo, questo li attirerà verso di me. E
Sì, finalmente. Ok, vediamo cosa c'è dentro. Medica, che cosa ha lasciato stavolta la Nero? No, cazzo, il fusibile è saltato. E ora dove accidenti lo trovo un fusibile?
No, non di qui. Eccolo qui. Ci sono. Da che parte? Sì, eccoti qui. Ah, un fusibile, sì. Ok, ora si ragiona. Dovrebbe andare. Perfetto. Corrente saltata, ovvio. Perfetto. A posto. Ok, luci verdi. Cazzo, questo li attirerà verso di me. Ok, dovrei aver finito. Ci siamo. Un iniettore della Nero, quello che ci voleva. Zona infestata. Devo ricordarmi di tornare. Ci sono ancora nidi.
legati. Figli di puttana, pensavate di potermi aggredire e passare la liscia? Figliacchi che pugnalano alle spalle. Ma stavolta mi è andata male.
Ho visto qualcosa. Non importa, ma è abbastanza. Oh, credo che d'ora in poi le strade saranno più sicure. Non molto, ma è già qualcosa. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. A quanto pare siamo tornati ai tempi del Far West, perché troppi considerano la legge e l'ordine un retaggio del passato. Eppure, se non sbaglio, questi sono ancora gli Stati Uniti d'America. E in America il diritto di proprietà non deve essere violato. Tutti possiamo rivendicare un territorio, custodirlo e difenderlo. È vero, queste terre appartenevano agli indiani. Non voglio fare revisionismo, ma noi le abbiamo conquistate con la forza, che ancora oggi è la nostra unica risorsa. Non possiamo cedere di fronte a un branco di violenti. Se i federali, i ripugnanti o i banditi sperano di invadere il mio angolo di natura selvaggia, beh, allora non hanno le idee chiare. Perché solo il più forte sopravvive, si impone e prende quello che gli spetta. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Andiamo, Copra, la legge e l'ordine sono storia vecchia. Cazzo parli. Eppure hai ragione quando dici che la forza è ormai l'unica risorsa che resta. La forza e le casse di munizioni. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino.
Eccola. Devo scendere qui. Oh, ok, mi piace.